Presidente, la situazione è grave. Lei lancia un appello forte ai Veneti. Ma assolutamente sì, al momento è sotto controllo, le curve ci dicono che ci sarà un inasprimento forte dell'ingresso del virus nella comunità, i Veneti devono stare a casa, nel senso che chi non ha esigenze lavorative, per tutto il resto bisogna stare a casa. I modelli matematici cosa dicono? I modelli matematici ci dicono che alla volta del 15 di marzo avremo un'impennata importante degli accessi alle terapie intensive. Io spero che non si realizzi, ma ho l'obbligo di dire questo. E c'è un rischio rispetto agli ospedali e alle persone che sono ammalate per altri motivi. Guardi, la prima cura siamo noi veneti al coronavirus. Se noi non osserviamo le regole di stare a casa, di stare isolati, finirà che dovremo svuotare gli ospedali dai pazienti ordinari e riempirli di pazienti coronavirus. Presidente, ci saranno delle ordinanze più severe, perciò da far rispettare? Ma ci saranno sicuramente sempre più ordinanze restrittive. Ordinanze regionali da concordare con il governo? Ma guardi, ormai siamo assolutamente in scia rispetto a questo, nel senso che anche come governatori condividiamo la sfida che alcune limitazioni debbano essere ancora più accentuate. Le attività produttive? Le attività produttive in questo momento sono ancora aperte, non escludo che ci possa essere qualche altro salto in avanti, balzo in avanti, ma al momento non ho novità, sia per le attività produttive che per le attività commerciali.